Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Qui è sempre Maitreya Rishi che parla, Avidura. La meravigliosa potenza del Signore Supremo è fonte di smarrimento anche per i grandi prestigiatori. Questa potenza è sconosciuta perfino al Signore, che è sufficiente in se stesso. Come dunque potrebbero conoscerla gli altri? Ripeto, la meravigliosa potenza del Signore Supremo è fonte di smarrimento anche per i grandi prestigiatori. Questa potenza è sconosciuta perfino al Signore, che è sufficiente in se stesso. Come dunque potrebbero conoscerla gli altri? Spiegazione. I filosofi con la mentalità da rana e i materialisti che speculano nel campo della scienza e delle matematiche possono anche non credere nella potenza inconcepibile del Signore Supremo, ma a volte rimangono confusi di fronte alle meraviglie complesse dell'uomo e della natura. Questi prestigiatori e maghi del mondo materiale sono davvero sconcertati dalle magie compiute dal Signore nel corso delle sue attività trascendentali, ma cercano di mascherare il loro smarrimento dicendo che si tratta solo di mitologia. Devono sapere però che non c'è niente di mitologico o di impossibile per la persona suprema e onnipotente. Ciò che sconcerta di più gli speculatori profani è il fatto che mentre essi si sforzano di calcolare la potenza infinita della persona suprema, i fedeli devoti del Signore si liberano dai legami della prigione materiale, semplicemente apprezzando le meraviglie che il Signore Supremo compie nella realtà di tutti i giorni. I devoti sanno percepire la meravigliosa abilità del Signore nei diversi momenti della loro esistenza, anche mangiando, dormendo, lavorando e compiendo altre azioni. Un piccolo frutto dell'albero baniano contiene migliaia di piccoli semi e ogni seme contiene in potenza un nuovo albero che a sua volta porterà molti milioni di frutti, secondo la legge di causa ed effetto. Questo esempio immerge il devoto in una meditazione profonda sulle attività del Signore. Questo esempio immerge il devoto in una meditazione profonda sulle attività del Signore, mentre i sofisti perdono il loro tempo in aride speculazioni intellettuali, inutili tanto in questa vita quanto nella prossima. Eppure, nonostante siano orgogliosi delle loro speculazioni, non riescono nemmeno ad apprezzare il potenziale di un solo albero baniano. Questi speculatori non sono che povere anime destinate a rimanere eternamente prigioniere della materia. Ato Bhagavato Maya Mayinam Api Mohini Yatsvayam Chatma Vartmatma Naveda Kim Utapare.
La meravigliosa potenza del Signore Supremo è fonte di smarrimento anche per i grandi prestigiatori. Questa potenza è sconosciuta perfino al Signore, che è sufficiente in se stesso. Come dunque potrebbero conoscerla gli altri? Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Ditamascha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Quindi questo è il penultimo verso del capitolo e in questo capitolo Maitreya ha risposto alle prime domande di Vidura, il quale aveva iniziato dicendo: ma come mai, mi spieghi il motivo per il quale gli esseri umani condizionati cercano la felicità in questo mondo e poi alla fine restano tristemente frustrati? E poi dopo questa domanda gli ha detto: mi spieghi anche l'avvento del Signore nei diversi avatar, e tra questi avatar ci sono anche i Purusha avatar, che sono incaricati della creazione, e quindi poi ha chiesto Vidura anche di parlargli proprio a riguardo della creazione dell'universo materiale. Quindi domande molto importanti, perché ognuno di noi se le pone. Ognuno di noi si pone la domanda: ma perché io sono in questo mondo? Tante volte avremmo voluto gioire, invece abbiamo sofferto. Nessuno vuole morire, eppure tutti devono morire. Non sappiamo bene la causa, perché uno vive, qual è lo scopo della vita. Quindi in questa dimensione di ignoranza l'essere umano logicamente soffre. Poi c'è chi è più esperto nel mascherare questa sofferenza e quindi cerca di fare del suo meglio per mascherare questa sofferenza, ma in realtà la sofferenza è interiore, e perché questa è la natura dell'anima, Anandamaya Abhyasate, è Satchitananda, è eterna, piena di conoscenza e felicità. Non potrà mai essere felice in un mondo dove tutto invece si muove al contrario, e in modo temporaneo e ignorante. E allora il Vidura fa queste domande per sé, per capire. In realtà lui aveva già la conoscenza, ma questa è la natura della conoscenza trascendentale, che
non si è mai sazi di ascoltare dalle diverse anime realizzate. Quindi, vabbè, ma anche un artista non è mai sazio, vuol produrre un altro quadro. Anche un amante dell'arte non è mai sazio e vuol vedere altri artisti, vuole conoscere. Anche un musicista non è mai sazio. No? E questa propensità, soprattutto nell'influenza della virtù, perché si avvicina molto all'influenza della pura virtù. E quindi che dire di chi è animato da un desiderio profondo di conoscere, vuole ascoltare un'altra lezione da un altro Vaishnava, perché sa che potrà dargli degli spunti importanti per il prosieguo del suo viaggio in questo mondo. E quindi Vidura, pur avendo una grande conoscenza, incontra Maitreya e gli fa queste domande. Quindi Maitreya Rishi inizia a rispondere e spiega la creazione, come avviene la creazione attraverso i Purushavatara, e di come gli elementi più sottili vengono generati, si trovano allo stato non manifestato, e poi per intervento per l'intervento, appunto, l'ingresso, entrata in scena dell'essere supremo, allora tutti questi elementi cominciano a muoversi e a produrre altri elementi, dal più sottile, come abbiamo spiegato tante volte, agli elementi più grossolani. E poi abbiamo visto di come gli esseri celesti che stanno per apparire si rendono conto della loro incapacità nel gestire la natura materiale. E allora cosa fanno? Pregano l'essere supremo di dare loro questa capacità. E questo è fondamentale per comprendere la natura dell'essere supremo, perché l'anima condizionata viene in questo mondo e per influenza del falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, quindi sviluppa una mentalità egocentrica e anche se ha la forma di cane, abbaia perché pensa di proteggere il suo territorio, e anche se ha la forma umana urla e si muove in modo grossolano e brutale se è influenzato dall'ignoranza, ma comunque in modo virtuoso se è influenzato dalla virtù. E quindi Srila Prabhupada parla di questi filosofi o ricercatori dalla mentalità da rana, no? Che non riescono a comprendere come, non riescono ad apprezzare le meraviglie dell'essere supremo, le possono anche osservare, ma faticano a riconoscere la presenza dell'essere supremo. E più uno fatica a riconoscere la presenza del supremo, e più significa che il suo atteggiamento interiore non glielo permette. È tutta una questione di sentimento e di atteggiamento interiore. Se c'è il giusto atteggiamento, allora il Supremo si rivela, perché nel cuore, sarvasya chaham riddhi sannivishta matta smritir gyanam apohanam cha. Quindi dice Krishna nel Bhagavad Gita: io sono nel cuore di ogni essere, nella forma di Paramatma, e da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Quindi se noi abbiamo il giusto atteggiamento, arriva il ricordo e la conoscenza, altrimenti il tutto si trasforma in un grande oblio, e l'anima, appunto, condizionata, l'essere umano, l'essere che abita questa forma umana, fa di tutto per mascherare questo oblio. E
e quindi speculando e ricercando cerca di trovare una soluzione comunque ai problemi dell'esistenza e quindi analizza tutti gli elementi. Cosa fanno tutti gli scienziati e i ricercatori? Analizzano tutti gli elementi della natura per capire qual è la causa, qual è la legge, come sono ordinati. Capiscono che sono ordinati perfettamente, ma la maggior parte di loro non vuole riconoscere l'autorità dell'essere supremo e quindi sono costretti a brancolare nel buio delle loro speculazioni mentali. Mentre, e questo è il punto fondamentale che vuole fare qui Maitreya Rishi in questi versi, chi sa riconoscere l'essere supremo rimane meravigliato dalla sua bellezza, dalla sua infinita potenza, ma è protetto e non ha bisogno di speculare per comprendere, ma la conoscenza gli viene rivelata, Dibya Gyan Ride Prakashito, come spiega anche Brahma. Brahma, che è l'essere celeste più potente, nel Brahma Vivimohan Lila, aveva rapito, sappiamo, no, i pastori, i vitelli per fare per mostrare la sua supremazia in ultima analisi, ma Krishna si è espanso nei pastori, nei vitelli, quindi Brahma è rimasto confuso e poi ha capito la sua stupidità e allora recita questo verso: Atapite Deva Padam Bhujangvayam Prasada Lesha Nugrihita Evahi Janati Tattvam Bhagavan Mahimno Nachanya Meikopi Chiram Vichinvam. Solo al devoto che si è arreso, no? La persona che si è arresa ai tuoi piedi di loto, dice Padambu Chandvayama, ai tuoi due piedi di loto, e riceve così Prasada Lesha Nugrihita, riceve anche una quantità minima della tua misericordia, Janati Tattvan Bhagavan Mahimno, riesce a capire la tua grandezza assoluta, Nachanya Meikopi. Non gli altri, dice, Nachanyam, Anyam, non gli altri, che Chiran Vichinvan, speculano a lungo. Vichinvan dice, traduce parola per parola, speculano, e poi nella traduzione letterale dice con lo studio dei Veda, perché i grandi ricercatori in realtà speculano ricercando la conoscenza all'interno dei Veda. Ma questi Veda per i materialisti sono tutti i libri, i volumi infiniti in un certo senso di conoscenza che sono scritti da tempo immemorabile e ognuno va a consultare questo, quel libro, questo, quel volume, questo, quel o quella ricerca per cercare, appunto, per trovare tutte le risposte. Ma Chiran Vichinvan dice, Nachanya Meikopi, Chiran Vichinvan, uno può speculare all'infinito, ma non troverà le giuste risposte, troverà delle risposte, quelle le trova. E quindi capirà la causa, i meccanismi, come si muovono, come si muove tutto, ma attraverso la sua potenza interna, Vajananti Manmuda, Moinim Shri, no, Vajananti Manmuda, gli esseri, i Muda, non riescono, sono confusi dall'energia, o l'energia interna o l'energia esterna, che è un'espansione dell'energia interna. Quindi non c'è modo di comprendere il Supremo.
prasada leshan ugrita evai, a meno che l'essere supremo stesso conceda, si conceda. Ecco, questo è il punto che vuole fare qui Maitreya Rishi. E c'è un verso anche interessante che stavo leggendo ieri, nelle preghiere che gli esseri celesti offrono al Supremo, dicono: coloro che sono vincolati da un attaccamento eccessivo per il proprio corpo effimero e per i parenti e sono legati ai concetti di io e mio, sono incapaci di percepire i tuoi piedi di loto, sebbene questi si trovino nel loro stesso corpo. Quanto a noi, o Signore, prendiamo rifugio ai tuoi piedi di loto. Quindi non è facile prendere rifugio nei piedi di loto di Krishna, perché questo prendere rifugio richiede delle credenziali, richiede delle capacità che si sviluppano solamente quando una persona si libera dall'attaccamento al corpo e dall'attaccamento ai legami delle espansioni del corpo, altrimenti non è possibile. Ma questo attaccamento è il frutto delle attività peccaminose. Quindi dire prendo rifugio ai piedi di loto di Krishna, sono poche parole, anche abbastanza semplici, non è così difficile comprenderlo a livello teorico. Ma poi per farlo veramente bisogna prasada lesha, la misericordia di Krishna si manifesta attraverso la misericordia del maestro spirituale. Quindi, come lo spiega anche nella Bhagavad Gita, no? Tatvidi pranipatena, avvicina un maestro spirituale, ponigli delle domande e sottomettiti, allora ti verrà rivelata la conoscenza. Quindi questa sottomissione al maestro spirituale richiede dei sacrifici, richiede delle doti che noi possiamo sviluppare seguendo le sue istruzioni. E quindi, come si dimostra a Krishna la nostra volontà di conoscerlo? E per conoscerlo bisogna abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna, dal fatto che noi seguiamo scrupolosamente le indicazioni del maestro spirituale e quindi attiviamo una procedura di purificazione attiviamo una procedura di purificazione della coscienza, perché ci rendiamo conto che con questi sensi contaminati, con questa intelligenza e mente contaminate, non è possibile accedere alla conoscenza trascendentale. Quindi abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna significa seguire le istruzioni del maestro spirituale, solo così, non c'è un altro. Uno può anche dire: ma abbandono a te Krishna, ma abbandono a te. Sì, se ti abbandoni a me, dice Krishna, vai dal mio rappresentante e chiedigli come si fa altrimenti è solo un abbandono sentimentale, no? Ci sono spiega Bhaktivinoda Thakur nel Jaiva Dharma che ci sono tre tipi di Dharma: Anitya Dharma, Naimittika Dharma e Nitya Dharma. Allora, l'Anitya Dharma, con la A davanti, quindi in negazione, è un Dharma che appare tale, ma in realtà non riconosce l'essere supremo. E lo vediamo, ci sono anche al giorno d'oggi, ci sono sempre state e sempre ci saranno, perché ogni dharma raggruppa un determinato numero di individui che hanno quel tipo di coscienza. Jai Shishigora Nityananda Ki Jai. Quindi Anitya Dharma
sono persone che non riconoscono l'essere supremo. Lo vediamo anche nell'ambito delle varie tipologie di buddismo che sono così conosciute e prominenti al giorno d'oggi, seguono il Dharma, seguono un certo tipo di Dharma, ma non riconoscono l'essere supremo. Quindi questo viene chiamato Anitya Dharma e anche altre tipologie. Poi c'è Naimittika Dharma che invece riconosce l'essere supremo, ma segue una via sentimentale e non basata sulla purezza e semplicemente su un atteggiamento superficiale nei confronti del Supremo. Quindi sì, le regole ci sono, ma uno non le segue. Non uccidere, ma poi uccide. Non commettere attività peccaminose. Uno dice, vabbè, ma tanto Cristo toglie tutti i peccati, tanto il Santo Nome toglie tutti i peccati, quindi io faccio quello che mi pare, tanto vado in chiesa la domenica o canto Hare Krishna. Ma non è un seguire veramente il Nitya Dharma, invece, che è la prima tipo tra i tre. Il Nitya Dharma invece è il Dharma che ti permette di conoscere veramente l'essere supremo, perché c'è sincerità di intenti e chi lo segue segue scrupolosamente le indicazioni che gli vengono date dal Signore Supremo. Quindi abbandonarsi a Krishna significa questo, significa scoprire ogni giorno sempre di più le modalità attraverso le quali il Supremo si manifesta al devoto indicandogli di abbandonarsi a lui. E quindi ci deve essere una costante ricerca nell'approfondimento di questi argomenti. Infatti noi ogni giorno approfondiamo questi argomenti, ma non lo facciamo come gli speculatori che speculano mentalmente ogni giorno e producono una serie di elucubrazioni o di ricerche che sono il frutto dell'espansione del loro falso ego. Il devoto ogni giorno ricerca, ma ricerca nuove modalità attraverso le quali può conoscere Krishna, la sua energia, le sue energie e avere delle motivazioni in più per abbandonarsi a Krishna. Questa è la differenza fra gli speculatori e gli impersonalisti e i Bhakta. I primi continuano, non escono, non scendono mai dal carro della loro mente, mentre i Bhakta parcheggiano la mente offrendola a Krishna e quindi riescono a entrare in connessione con l'essere supremo. Questo è, in ultima analisi, il canto del Mahamantra, il canto del Japa. Significa arrivare a questo stato d'animo nel quale la mente è stata trascesa, si è trascesa la mente materiale e ci si pone all'ascolto attento di Krishna che si manifesta nella forma del nome, e questo significa abbandonarsi a Krishna. Ma per arrivare a questo stato di coscienza e di attenzione, noi dobbiamo seguire le direttive degli Acharya che ci spiegano come, prima, come purificarci dal punto di vista grossolano e poi come farlo dal punto di vista più sottile. Perché non basta, cioè nessuno entrerebbe in un appartamento grezzo, solo con gli intonaci e non curato nei dettagli.
importante la struttura, ma poi sono importanti anche le rifiniture. E così noi ci avviciniamo al servizio di devozione e prima dobbiamo mettere mano agli aspetti più grossolani della nostra contaminazione in questo mondo e quindi liberarci dalla lussuria, dall'avidità, dalla collera, eccetera. E poi però dobbiamo anche gradualmente si arriva agli aspetti più sottili, no? Quindi Nisiddhachara, Kutinati, Jiva Himsa, Labha, Puja, Pratistadi, quindi il comportamento adeguato sempre, no? L'atteggiamento di compassione verso gli altri e di aiuto verso gli altri, sempre. L'aba, quindi liberarsi dall'avidità, sempre. Sempre. Uno serve prasada e dà il meglio quando serve. L'avidità ti dice prendi prima per te, mettetelo da parte. E invece liberarsi dall'avidità significa fare doni, offrire agli altri, donare. Puja, quindi liberarsi dal desiderio di essere adorati. E di mettersi in risalto, in rilievo, e quindi queste tendenze più sottili. Magari uno si è liberato dalle tendenze più grossolane, ma rimangono nel cuore quelle più sottili. Ma Krishna, vero abbandono a Krishna, significa arrivare alla perfezione, significa arrivare alla purezza. E allora Krishna si manifesta, e allora il devoto vede, come spiega Srila Prabhupada nel commento, un albero banyano e dentro un frutto dell'albero banyano ci sono innumerevoli semi e ogni seme contiene in potenza un altro albero banyano. Dice, ma com'è possibile? E il devoto invece di dire non è possibile, devo capire perché, il devoto si abbandona a Krishna, dice certo, l'essere supremo può fare ogni cosa. Più io mi abbandonerò a Krishna, e più Krishna mi rivelerà la conoscenza. E quindi ha scoperto così il modo per ottenere la perfezione semplicemente. Ma semplicemente non significa facilmente. Questa è la differenza. Semplicemente significa che poi si prende la responsabilità di prepararsi all'abbandono. E questa preparazione richiede energia, richiede sforzo, richiede sacrificio, richiede del tempo. E il tempo può essere un giorno, ma possono essere anche 1.000, 100.000 giorni, questo noi non possiamo saperlo. Ma il devoto prende tutto il suo tempo e lo offre a Krishna. E tanto è già suo il tempo. Il tempo è Krishna nella forma, nel mondo materiale, Krishna si manifesta nella forma del tempo. Quindi noi non abbiamo nemmeno il tempo che abbiamo a disposizione è nostro, è di Krishna. Quindi il fatto che noi lo dedichiamo a lui è riconoscere che tutto appartiene a Krishna. Tutta l'energia materiale, Maya Dhyakshena Prakriti, Suyate Sacharacharam, tutta l'energia materiale appartiene a Krishna. Quindi il fatto che il Bhakta riconosce il proprietario e la offre al proprietario originale è la cosa giusta da fare. No? Quindi avere questa visione è l'obiettivo da raggiungere, arrivare a questo tipo di visione. Allora possiamo comprendere
il Signore Supremo, Prasada Lesha Nugrihita Eva, Janati Tattvam, dice Brahmaji. Allora queste persone riescono, Bhagavan Mahimno, riescono a capire Krishna nella sua grandezza e si accontentano, in un certo senso, di quello che Krishna concede loro. Sono soddisfatti della conoscenza che Krishna concede loro, perché quello che li soddisfa non è il loro desiderio di capire, il soddisfare il desiderio di capire. Quello che li soddisfa è la pace che regala loro Krishna dal cuore come Paramatma, e quindi questo li soddisfa. Ma il fatto che il devoto sia soddisfatto di una vita semplice, un pensiero elevato, questo non significa che sia né un credulone e nemmeno un superficiale. E la prova qual è? Che Prabhupada, quando incontrava i ricercatori, gli scienziati, i filosofi, li sconfiggeva. E non solo Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu ci ha dato l'esempio e l'ha fatto per primo, e tutti gli acharya l'hanno fatto, e Prabhupada l'ha fatto e ha impostato il suo movimento in questo modo. Quindi vai in un tempio dei devoti di Krishna, cosa fanno i devoti? Cantano. Cosa c'è di più semplice di cantare, di sedersi e cantare? Quindi dal punto di vista di un ricercatore e di uno speculatore o di un materialista, sembra un gruppo di sentimentali che non arriva da nessuna parte. E invece i devoti, oltre a cantare, sanno anche parlare, sanno anche spiegare, sanno anche ricercare. E quindi Krishna dà loro l'intelligenza per approfondire i temi filosofici e quindi per potersi confrontare con questi ricercatori, questi scienziati. Infatti Srila Prabhupada ci ha tenuto ad affidare a Svarupa Damodara Goswami il compito di creare il Bhaktivedanta Institute, che è questo gruppo di ricercatori che adesso si sta ingrandendo sempre di più, si sta allargando sempre di più in tutto il mondo, e ci sono decine e decine di Vaishnava che insegnano all'università, che organizzano gruppi di studio, che vanno a incontrare altri scienziati, e tutto questo viene da Prasada Lesha Nugrita Evaida, questa misericordia che Krishna dà ai devoti e li fa attaccare a lui, ma fa scoprire loro tutte le sottigliezze della natura, del funzionamento della natura materiale, e potenzia questi Vaishnava per riuscire, perché possano riuscire a convincere filosoficamente le persone che sono alla ricerca e magari stanno sinceramente vogliono conoscere, no? Quindi c'è sempre questa, fare questa differenziazione tra i ricercatori e i filosofi. C'è chi ricerca con l'obiettivo di negare l'esistenza del Supremo, e c'è chi invece ricerca ed è aperto alla comprensione del Supremo, ma la sua mentalità è formattata in un certo modo che non si accontenta di accettare e il tutto basato solo sull'aspetto del sentimento, no, ha bisogno di comprendere e capire dal punto di vista intellettuale, e quindi ha bisogno di incontrare persone che viaggiano sulla stessa frequenza da questo punto di vista e ricevere da loro la conoscenza. E poi però tutti i Vaishnava, che siano eruditi, conoscitori degli Shastra, ricercatori, scienziati, oppure
i Vaishnava più umili, Jai, Shishigora Nityananda Ki, Jai, e che non hanno una grande conoscenza accademica, alla fine, Jai, Shishigora Nityananda Ki, Jai. Alla fine tutti questi Vaishnava si incontrano nel tempio e non importa, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, Striyo Vaisha Stata Sutra Stepi Antiparamgati Mami Parta Vyapashritya Tepi Su Papa Yonaya Striyo Vaisha Stata Sutra Stepi Antiparamgati, dice Krishna ad Arjuna, coloro che prendono rifugio in me, non importa il loro status in questa vita, no? Non importa i loro corpi, quindi i loro corpi significa anche la loro psicologia, i corpi sottili, se prendono rifugio in me raggiungeranno la meta ultima. Quindi questo è in sintesi l'insegnamento che Maitreya dà a Vidura, cioè di arrivare all'abbandono a Krishna, di abbandonarsi a Krishna. Ma per arrivare ad abbandonarsi a Krishna spiega a Vidura tutte le sfumature e le sottigliezze della creazione della natura materiale. Quindi ci dimostra che l'approccio non deve essere superficiale, deve essere basato sul sentimento, ma non deve essere superficiale, bisogna entrare in profondità, quindi bisogna sforzarsi di capire, di comprendere. Poi c'è chi è più portato per l'approfondimento filosofico e chi è meno, ma non importa, noi lo sforzo lo dobbiamo fare per cercare di capire, come ho raccontato spesso, la storia del Brahmana del Sud India. Lui era un illetterato, non era molto portato per il sanscrito, ma il suo maestro spirituale gli aveva detto di leggere tutti i giorni la Bhagavad Gita, e quindi lui ripeteva tutti i giorni questi 700 versi, ma tutti lo prendevano in giro. Siccome seguiva sinceramente le istruzioni del suo guru, è stato apprezzato da Chaitanya Mahaprabhu, e mentre altri che sembravano più portati, più eruditi, più all'altezza della situazione, no, non sono stati apprezzati, anzi si prendevano gioco di questo Brahman. Così noi prendere rifugio in Krishna non deve essere un rifugio sentimentale e superficiale, ma deve essere un rifugio basato su un atteggiamento vero e sincero. Se facciamo così, un giorno, soprattutto in Kali Yuga, per i pochi anni che abbiamo a disposizione, capiremo che cosa vuoi perderti a cercare tutti i meandri, a capire tutto. Canta Hare Krishna, e Chaitanya Mahaprabhu ce l'ha dimostrato, lasciando gli Shikshastaka, questi otto versi che spiegano la potenza del santo nome e di come il santo nome sia la soluzione a tutti i problemi. Quindi il Bhakta rinuncia a tutto, lascia tutto, come dice Krishna Bhagavad Gita, salva dharma paritya mame kam saranam braja. E come traduce questo mame kam saranam braja? Come si traduce in Kali Yuga? Canta Hare Krishna, impara a cantare Hare Krishna bene. E Chaitanya Mahaprabhu nei primi due versi spiega la potenza del santo nome, ma la chiave, le chiavi che ci dona sono nel terzo e nel quarto verso, e quindi dice Trinada Pisunicenata Rore Vasaisha,
Se vuoi cantare Hare Krishna, devi diventare più umile di un filo di paglia nella strada. Dirlo è facile, ma per diventare più umile bisogna mettersi in gioco, bisogna attivare, come ho detto prima, una procedura di purificazione. Uno non può far finta di essere umile. Se c'è un falso ego spropositato, magari per un po' lo puoi nascondere, ma poi arriva il momento che esplode, no? E quindi con questo atteggiamento non è possibile cantare. Dopo un po' questo japa diventa una collanina, dici: ma io cosa ne faccio di sta? Quindi Trinadapi Sunicena, dice Chaitanya Mahaprabhu, sembra facile arrivare a questo stato d'animo di umiltà, ma invece bisogna avere l'umiltà di servire i Vaishnava, l'umiltà di ascoltare i Vaishnava, l'umiltà di mettere da parte le nostre convinzioni e adeguarsi e adattarsi invece alle convinzioni che ci vengono rivelate dagli acciari. Trinadapi Sunicena, questo è importante. Tarone Vasa Ishnuna, è più tollerante di un albero. Ma è facile, più tollerante, sì. Oggi è facile perché c'è il sole. E perché stai bene, perché ti è arrivato un messaggino con la mamma che ti dice brava o bravo. Oggi è facile essere tolleranti come un albero, ma domani, quando magari cambia il tempo, arriva il vento e arrivano altri messaggi, poi ti arriva una multa che non pensavi che ti potesse arrivare, allora lì Tarore Vasa Ishnuna, è un po' più di via, cominci a imprecare, cominci a pensare, ecco, tutte a me capitano. Allora Krishna, se è Dio la persona suprema, perché mi manda tutte queste? E quindi Kirtaniya Sadahari, non si può cantare Hare Krishna. E Amanina Manadena, e con l'atteggiamento di non desiderare di essere apprezzati, onorati, e invece desiderare di apprezzare sempre gli altri, certo, in proporzione ai valori che gli altri esprimono. Apprezzare gli altri non vuol dire superficialmente fare di tutta erba un fascio, no? Significa apprezzare i valori che le persone, i veri valori degli altri. Quindi se noi applichiamo bene, solo per comprendere bene questo terzo verso dello Shastaka, bisogna fare grandi sacrifici. Bisogna dedicarsi realmente a un buon sadhana, a un buon canto e a un buon servizio che porta a un abbandono dei nostri interessi personali e alla totale considerazione degli interessi di Guru e Krishna. Allora comprendiamo questo terzo verso dello Shikshastaka, altrimenti possiamo leggerlo per 20 anni. Trinadapi Sunicena, sì, bello, bisogna essere umili come un filo di paglia nella strada. Ma dentro il falso ego non viene nemmeno scalfito, rimane un granitico, invisibilmente granitico. E quindi questo mantra non penetra realmente nella coscienza. E il quarto verso, Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam. Non voglio ricchezze, non voglio Nadanam, Najanam, seguaci. Chi è che non vuole seguaci? Tutti vogliono seguaci, tutti vogliono che qualcuno li ascolti, che qualcuno li segua, e tutti vogliono avere i fan. O un fan,
100 fan o 100 milioni di fan, ma tutti vogliono, desiderano questo perché? Perché il falso ego è l'espansione del falso ego che non si accontenta, perché non ha capito quella giva condizionata, non ha capito chi è. E quindi basa la sua ricchezza sugli attaccamenti materiali e sull'attrarre altri che hanno gli stessi attaccamenti. Quindi il suo piacere lo ricerca là dove non c'è vero piacere, ma ormai è così abituata a farlo che è come un tossicomane, no? Si nutre di un'altra dose, un'altra dose, un'altra dose. Invece per arrivare al punto di Najanam, non ricercare discepoli, seguaci, lo si può fare solo quando hai imparato a seguire te stesso veramente, come parte di Krishna. Quindi sei così soddisfatto di quello che stai facendo in relazione con Guru e Krishna, che se qualcuno viene e ti ascolta, parli a nome del maestro spirituale e di Krishna e condividi le tue esperienze e le tue realizzazioni. Se non viene nessuno, come ha fatto Prabhupada, era da solo, non c'era nessuno e ha dettato l'introduzione della Bhagavad Gita. Adesso l'introduzione viene letta da milioni di persone e verrà letta sempre di più da centinaia di milioni, da miliardi di persone. Ma quando l'ha scritta Najanam, non c'era nessuno davanti. Nasundarim, quindi non desideri belle donne, perché questo è il sintomo della vera realizzazione spirituale, che comprendi che l'attaccamento che l'identificazione con il corpo richiede soldi per gratificare i sensi, seguaci per attrarre energia e il sesso opposto per completare il tutto, no? E invece quando sviluppi una visione chiara della realtà non sei attratto, no? Anzi, rimani distaccato e lontano. E anche gli Kavitam Vajagadisha, anche questo aspetto più sottile, filosofico, poetico, anche questo va nel dimenticatoio. Sì, puoi anche utilizzare il linguaggio, ma sempre e così come puoi ispirare uomini, puoi ispirare anche donne, puoi avere seguaci, ma non esserne attaccato. Puoi gestire economia e denaro, ma non esserne attaccato. Così puoi anche utilizzare il linguaggio, anche quello più sofisticato e poetico, ma non per dar mostra di bravura, ma per riuscire ad attrarre quel tipo di persone che sono attratte solo da quel tipo di frequenze. Ecco, questo è il punto. Quindi nel terzo, nel quarto verso dello Shikshastaka, degli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu, ci sono le vere chiavi per arrivare alla comprensione di Krishna e quindi al totale abbandono. Se non mettiamo in pratica gli insegnamenti di Srila Prabhupada e non dedichiamo la nostra vita, anima e corpo, al servire la sua missione per diffondere la coscienza di Krishna, non è possibile comprendere. E quindi non si comprende la potenza del Santo Nome, i primi due versi, e che dire di comprendere gli altri versi che spiegano la risultante di questa comprensione, e cioè Ainanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhavambuddha. Capisci la tua natura caduta in questo mondo e il fatto che l'unica via di uscita sia prendere rifugio in Krishna e sperimenti così
gli stati d'animo di bhava, di prema, dell'estasi che fa rizzare i peli sul corpo, fa le lacrime e quant'altro, no? E quindi poi senti un sentimento di separazione da Krishna e in ultima analisi poi sei pronto ad essere abbandonato da Krishna, la Shlisha va, poi schiacciato da Krishna nel suo abbraccio, perché l'abbraccio di Krishna è potente, ma alle volte diventa anche pesante, perché non avevi magari tante preoccupazioni, poi entri nel movimento per la coscienza di Krishna e ti devi riempire di un sacco di preoccupazioni che magari non desideravi, però per Guru e Krishna devi prenderti delle responsabilità e portarle avanti negli anni, e quindi questo è l'abbraccio possente di Krishna. Oppure Krishna ti può mettere in una condizione dove sembra che sia scomparso e ti devi arrangiare, devi fare tutto tu, e dici: ma Krishna, dove sei? In che situazione mi hai messo? Ma il devoto è sempre, gli viene dato da Krishna sempre il suggerimento giusto nel cuore, quindi è sempre, vede sempre Krishna ovunque, in qualunque circostanza. Ecco, ma se noi vogliamo arrivare a comprendere questi versi ulteriori, dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti degli Acharya, purificarci, e allora conosceremo Krishna, e allora può venire chiunque a dirci qualunque cosa, e noi saremo in grado di dire a queste persone: grazie, sei gentile, ma io sto bene così. Va bene, Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.